emozionato anche lui, guarda, imperterriti, non sorridono niente perché sono emozionati, vogliono suonare, vogliono andare via. E invece ci fai sentire il valzer adesso, ok. Anche a lui la meritata coppa, signor Nicola. E qua si è creato un po' di confusione, ci sta, perché adesso viene il pezzo forte, signori, della serata, devo dire. Lui è stato qui, poi farà tutto lui, si presenta, parla di tutto. Io mi vado a mettere in un angolino, perché è venuto da me e ha detto: signorina, lei mi deve chiedere una cosa dopo, deve dire una cosa. Io mi presento, poi io devo chiedere a lui, vuole dire qualcosa? Sì, e parla tutto, fa tutto lui. E adesso vedrete, no, cosa vi combinerà qua sopra. Signore e signori, io lo presento soltanto, Raffaele Sicuriello. Lui viene da Ariano Irpino, no? Allora, vuoi dire qualcosa, Raffaele? Sì. Qui è la prima volta che sono venuto e voglio ringraziare Nicola e il maestro Cimino. E adesso vi spiego. Lui la prima volta che è stato qui, è stato 3 anni fa, presso a poco. Aveva
5 anni e mezzo. Adesso da allora, allora era piccolino, quindi parlo poco, non disse quasi nulla. Adesso che è diventato un po' più grande, perché ha 9 anni finiti, voleva ringraziare appunto il signor Nicola, il suo maestro, per aver dato a lui la possibilità di stare qui questa sera e di essere stato già altre volte. Lui è campione nazionale nell'anno 1995, è stato campione nazionale. Ci farà sentire 3 pezzi. Cominciamo con una tarantella, poi una polca e un valzer, ok? Ai suoi comandi. Soli 8 anni ha già inciso una cassetta, quindi è veramente strabiliante. La cassetta si intitola Raffaele Sicuriello e il suo organetto. Sono contenute in questa cassetta delle melodie popolari e lui suona e canta così a soli 8 anni. Per chi volesse acquistare questa cassetta di melodie appunto suonate dal nostro Raffaele, puoi venire da questa parte per l'acquisto. Grazie. Inoltre volevo dire un'altra cosa: siccome è vero, lui è bravissimo, su questo non si può batterci io, però volevo chiedere una gentilezza a voi che siete qui, le persone che non ballano, gentilmente al di fuori dello steccato. Non mi stancherò di dirlo, ma è giusto, se ci sono delle barriere è giusto che le persone che vogliono ballare siano al di qua, quelle che non vogliono ballare al di là. Per questo sono state messe, no? Quindi vi ringrazio della cosa e gentilmente fatemi il piacere di stare al di fuori, anche qui sul marciapiede, in modo tale che la pista è libera per i ballerini. Ok? Grazie. Vai Raffaele! Yeah.
che nella botte piccola c'è il vino buono, ed è un proverbio che varrà per sempre, perché è veramente bravo. Adesso però vorrei dire una cosa: è stato smarrito, questa volta non una bambina, ma un giubbotto viola, di color viola con cappuccio, e non è molto grande perché lo indossava una bimba, quindi se gentilmente lo trovate lo portate qui sul palco, perché la bimba ha anche un po' freddo, quindi gentilmente vi pregherei di portarlo qui. Andiamo avanti col terzo pezzo, ed è un valzer, vero Raffaele? Vai con il valzer. Contento Raffaele di essere stato qui, hai visto l'accoglienza che hai avuto? Meritata coppa anche per Raffaele, più grande la coppa di lui, sì. Bene, bene, bene. Adesso l'accompagnatore che avevate visto prima qua, che ha accompagnato tutti questi bimbi fino a Raffaele, non è solo brava a suonare la tastiera, ma suona anche molto bene, ed è un veterano suonatore di organetto, difatti Luciano Bacca. Vi pregherei di accoglierlo con un applauso. Ah, beh, grande, grande, non l'avevo visto. Viene da Pago Veiano, provincia di Benevento, paese. Lui ci presenterà, ci farà sentire un Carnevale di Venezia e una polca terramana. Si chiama così? Sì. Vai Luciano! Thank you.
Avvicinare un po' a Luciano, tu sei più grande, con te posso parlare, no? Allora, quanti anni hai? 17. 17, da quanto tempo suoni l'organetto? 6 anni. Si vedeva che suonava da un po' di tempo, si vedeva. Pensate, ha un bellissimo organetto, lo notavo prima, perché c'ha qui sulla, se lo puoi far vedere al pubblico, no? Da questa parte, è un bellissimo uccello a stampo, cosa? Un'aquila, pensate, incisa sulla parte, insomma, a destra dell'organetto. Io non conosco bene lo strumento. Ed è veramente caratteristico questo organetto, veramente bello, complimenti. Passiamo al secondo pezzo ed è una polca, la polca terramana. Thank you.
Complimenti Luciano, veramente bravo. Ma questo non era soltanto la polca terramana quella, eh? Hai burlato, perché si trattava anche di altro, cioè lui ha fatto un medley di polche, non solo quella terramana, perché è pazzesco, veramente una delizia sentirti Luciano. E per il piacere del nostro pubblico delizioso, lo stesso qui presente, Luciano ci farà sentire un altro pezzo, un salterello. Vedi che ci sono le battute, devi staccare. Non muovi più. Thank you.
complimenti davvero, Luciano, meritatissima, non meritata. Io volevo ringraziare, perché voi non lo sapete e io ve lo dico, che il maestro Cimmino, Giuseppe Cimmino, che è stato qui presente con loro, li ha accompagnati, li ha seguiti, li ha fatti entrare lui, proprio è stato vicino loro dal momento in cui ha insegnato loro l'organetto fino adesso, veramente molto partecipe, e io ringrazio questa persona. Adesso non andate via, perché ci fermiamo un pochettino, c'è una pausa, nel senso che i partecipanti non... Grazie. Nel senso che i partecipanti non salgono adesso sul palco, non si esibiscono, facciamo un po' di pausa in questo. E c'è un fuori programma, nel senso che adesso ci saremo io, Tony alla tastiera e Rocco alla fisarmonica, che faremo ugualmente della buona musica. Questo è un intermezzo, un fuori programma, non siamo nella premiazione, non siamo in programma, niente. Concediamo questa cosa per far riposare un po' il comitato, organizzarsi meglio per la seconda parte della manifestazione, perché qui finisce la prima parte dell'ottava festa dell'organetto, seconda serata. Tra un pochino, 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, inizierà la seconda parte. Nel frattempo ci facciamo compagnia, noi suonando e cantando e voi ballando, ok? Vai Tono! Di spostarsi all'indietro, grazie, altrimenti è impossibile ballare. Forza, un altro pochino più indietro, forza, forza, altrimenti sono costretta a scendere. Guardi un po', we'll be right back.
5, sarà un passo Doppler a Catoro. Andiamo avanti con il tango delle capi nere. Viene qua, aspetta, vedete ce ne ha. Laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona, cantano mille capi nere. Hanno la chioma bruna, hanno la febbre, ma chi va a cercare fortuna li troverà l'amore. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son pieni di passione, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capi. Scende la sierra misteriosa sul suo cavallo bianco, spicca la vampa di una rosa, il fior di primavera vuol dire fedeltà, e la sua capi nera egli lo porterà. A mezzanotte va e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son pieni di passione, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capi nere. Il tango delle capi nere. Andiamo avanti, adesso Tony prenderà il suo organetto e anche i loro due che sono fuori programma, loro non partecipano alla manifestazione dell'organetto, comunque suonano perché sono bravissimi, ho avuto modo di sentirli e veramente sono stati uno dei primi che ho sentito, primi ragazzi da queste parti che ho sentito suonare l'organetto, e devo dire che sono rimasta veramente ad occhi aperti. Allora, Tony adesso siederà nel posto dove suona, si suona l'organetto, col suo organetto personale, e ci farà sentire un fox. Signore e signori, Tony! Thank you.
Tony, molto bravo. Andiamo avanti con una polca. Tony si chiama, molto bravo. Adesso si scambiano un po' i posti. Rock prende l'organetto e Tony va alla tastiera. Intanto io volevo invitarvi allo stand gastronomico del comitato, dove potete appunto assaggiare tutte le varie specialità del luogo che ci sono. Noi difatti siamo, mi diceva il signor Nicola, che siamo quasi pronti per il sorteggio. Tra un pochino ci sarà anche il sorteggio. Gli ultimi biglietti sono in vendita qui in giro, quindi mi raccomando di acquistarli. A sinistra, mi dice il signor Nicola, mi raccomando di acquistarli, eccolo là, mi raccomando di acquistarli perché ci sono dei bei premi in palio, eh? Quindi andate a comprare il bigliettino, ognuno di voi, chi non l'ha fatto ancora lo facesse, eh? Andiamo avanti con un altro pezzo, un tango dal nostro Rocco. Thank you.
l'intermezzo è quasi finito con la polca di Rocco, andremo avanti con la seconda parte della manifestazione. Allora, vai Rocco. Ecco, questa polca abbiamo dato, grazie, abbiamo dato fine al nostro fuori programma. Riprendiamo con la seconda parte della manifestazione e chiamiamo subito, perché il tempo stringe, sul palco il signor Mugnano Salvatore. Accogliamolo con un applauso. Il signor Salvatore viene da Torella dei Lombardi e si esibirà in una polca e una mazurka con accompagnamento. Va bene il microfono, signor Salvatore? Tutto a posto? Sì. Va bene? Allora, vada pure con la polca. Thank you.
Salvatore. Io devo dire che voi vi siete scatenati in una maniera incredibile questa sera, veramente bravi, scatenatissimi. E pregherei sempre la gente che sta qui di farsi quanto più dietro può, in modo tale che possano ballare con molta tranquillità e comodità. Andiamo avanti con una mazurka. Adesso anche a lui verrà consegnata la coppa. E noi andiamo avanti adesso con un trio. Signore e signori, Minichiello Paolo, Lanza Nicola e Loconte Vincenzo, qui sul palco. Non abbiamo soltanto l'esibizione di un organetto, ma di tre, pensate. Ecco, mi correggo, l'organetto, l'esibizione è di un organetto, però sono due recitanti, uno canteranno e reciteranno, anzi adesso glielo chiedo perché io non lo so. Bene, allora il primo pezzo è una tarantella, vero? Sì. Innanzitutto voi venite da Bonito. Diciamo veramente Melito. Melito. Bene, siete amici? Sì, siamo tre compari comunque. C'era un romanzo, credo, che diceva le tre comari. Qua invece... Chiamate allora Paolo. Nicola, Senta i baffi, diceva il signor Nicola. Sì. E poi c'è Vincenzo, che è lei. Bene, allora... Il suonatore di organetto è il signor Nicola. Voi cantate? Sì.